Anticipati al 29 dicembre, i blocchi alla circolazione previsti inizialmente per gennaio. Smog alle stelle, la regione corre ai ripari. Stop alle auto anche lunedì 19 e martedì 20 dicembre. Sciopero generale separato in città contro la manovra del governo. La decisione della CGIL bolognese di scendere in piazza da sola crea polemiche e spacca ancora i sindacati. Una brutta giornata, dice il segretario CISL Alberani. Momenti di paura per due ragazzine di 14 anni di origine cinese minacciate da una 48enne con una siringa sporca di sangue per rapinarle del telefonino. La donna, vecchia conoscenza della polizia, alla fine è stata rintracciata e arrestata. Basta demagogia sull'ICI, Monsignor Vecchi bacchetta chi insiste per far pagare alla Chiesa l'imposta sugli immobili. Per quelli commerciali, dice il Vescovo, le parrocchie pagano già e se la Caritas chiude, dice ancora Vecchi, gli 80.000 pasti li mandiamo all'assessore Malagoli. Calcio, nonostante l'arbitro, il Bologna ferma il Milan e si rilancia in campionato. Il giorno dopo il match del Dallara, il presidente Guaraldi attacca. Troppi errori hanno penalizzato la nostra squadra. Buonasera a tutti dalla redazione di ETG in apertura. Come avete sentito dai nostri titoli, questa sera c'è il traffico, c'è lo smog, ci sono i blocchi alla circolazione che sono stati anticipati, erano previsti inizialmente per gennaio, invece oggi la Regione, con una decisione concertata con gli altri rappresentanti delle istituzioni locali, ha deciso di anticipare il primo blocco totale alla circolazione per il 29 dicembre, per giovedì 29 dicembre. Poi ci saranno anche due blocchi straordinari, per l'esattezza lunedì 19 e martedì 20 dicembre. Le misure sono state decise per contrastare il superamento dei limiti di PM10, il punto nel servizio. È anticipato al 29 dicembre il blocco del traffico del giovedì, prima previsto da gennaio in poi in Emilia-Romagna, e si aggiungono altri due giorni senza auto, lunedì 19 dicembre e martedì 20. Lo hanno deciso la Regione, gli enti locali firmatari per la qualità dell'aria in un incontro a Bologna che ha fatto il punto sull'emergenza smog dopo il superamento dei limiti di PM10 per 24 giorni consecutivi. Si tratta dei firmatari dell'intesa biennale dell'ottobre 2010 tra Regione, Provincia e Comuni capoluogo e con oltre 50.000 abitanti. Abbiamo deciso di far fronte a questo che è un periodo davvero critico, perché c'è stata una stabilità climatica che ha impedito la dispersione degli inquinanti, di anticipare il blocco del traffico a lunedì 19 e martedì 20, invece lasciare le cose come stanno per giovedì 22, riprendere il blocco giovedì 29 dicembre e giovedì 5 di gennaio. Poi dal 12 di gennaio in avanti si procede secondo quanto già previsto dall'accordo di programma. Quindi questi blocchi ci saranno in tutta l'Emilia Romagna? Sì, in tutta l'Emilia Romagna, interessano chiaramente i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Noi auspichiamo però che anche i comuni con una popolazione inferiore, ma che si trovano in situazioni di particolare criticità, possano aderire, perché è chiaro che l'azione di sistema è sempre più efficace. Ecco, avete deciso altri provvedimenti? No, per il momento si tratta di anticipare proprio le chiusure del giovedì, poi è chiaro che rimangono tutti i provvedimenti già compresi, già previsti all'interno dell'accordo sulla qualità dell'aria. Ecco, ci saranno comunque delle auto che potranno ugualmente circolare? Sì, sostanzialmente il blocco del traffico riguarda Euro 1, Euro 2, Euro 3, fino all'Euro 3 diesel, e ciclomotori e motocicli Euro 1. Come al solito. E intanto c'è già chi ha deciso di anticipare in via straordinaria questi blocchi del traffico. Si tratta del comune di San Lazzaro, dove è in vigore da questa mattina appunto lo stop alle auto private, deciso dal comune per contrastare gli alti tassi di inquinamento dell'aria, un'ordinanza che salvo revoche prevede il fermo dei veicoli a motore fino a venerdì sera. Naturalmente anche in questo caso ci sono tutte le deroghe, consentita la circolazione ai veicoli Euro 4, ai veicoli carpooling e tante altre deroghe sono comunque previste. Per tutte le informazioni naturalmente vi rimandiamo ai vari siti istituzionali del comune di San Lazzaro di Savena. Cambiamo argomento, parliamo dello sciopero che in qualche modo
oggi a Bologna ha spaccato ancora una volta i sindacati. A livello nazionale, infatti, c'è stato uno sciopero unitario, ma a Bologna come altrove, in Emilia-Romagna, i sindacati non hanno tenuto invece una manifestazione congiunta. Tuttavia, nonostante la pioggia, migliaia di persone hanno gremito Piazza Roosevelt, dove i responsabili locali della Camera Generale del Lavoro hanno tenuto un comizio. Per la CGIL è possibile una manovra più equa, mentre quella del governo Monti colpisce solo i soliti noti. Il punto nel primo dei nostri servizi, Gabriele Sciar. Sciopero e comizio sotto la pioggia per la CGIL oggi a Bologna per una manifestazione separata da CISL e UIL, così come è avvenuto in altre città emiliano-romagnole. Il sindacato, guidato da Susanna Camusso, ha protestato contro la manovra del governo Monti e contro il cosiddetto modello Fiat. Questa manovra è ingiusta e in sostanziale continuità con le precedenti, ha detto dal palco il segretario della CGIL di Bologna, Danilo Gruppi, e fa pagare la crisi ai soliti noti, i giovani precari, i lavoratori e i pensionati. Non pagherà invece chi non ha mai pagato, continua Gruppi, gli evasori, i possessori di grandi patrimoni e chi sfrutta il lavoro nero. Ancora più duro l'intervento del delegato FIOM Gianni Bortolini della Magneti Marelli. Per Bortolini la FIOM, pur avendo all'interno della Marelli il 90% dei consensi tra gli operai, resterà fuori dai cancelli in applicazione del contratto Fiat di Pomigliano. Un modello, avverte il delegato FIOM, che riserva ai lavoratori meno diritti e più sfruttamento. Non si vogliono i soldi etnici Italia, conclude Bortolini, ma il ritorno al buon senso. E come dicevamo, invece la CISL ha deciso per un'assemblea che si è svolta nella sede di Via Milazzo. Ai nostri microfoni parla il segretario della CISL di Bologna, Alessandro Alberani, che sostanzialmente dice che questa divisione però è una brutta pagina per la nostra città. Sentiamo. È stato, come avevate pronosticato, uno sciopero, una manifestazione disunita, quella di CGIL e CISL e UIL. Oggi qual è stata la vostra scelta? La nostra scelta è stata quella, purtroppo, di non andare in piazza, perché la CGIL ha scelto di fare la manifestazione per conto proprio. Non è una bella giornata per il Paese, perché quando si fa uno sciopero vuol dire che non si è riusciti ad arrivare a una mediazione. Io speravo in qualcosa di più dal confronto col governo. È ancora più una brutta giornata fare uno sciopero separato, quindi avere una piazza disunita. Noi abbiamo fatto un'assemblea nella nostra sede, abbiamo fatto altre assemblee nei luoghi di lavoro, siamo andati dal prefetto, abbiamo cercato comunque di dire anche la nostra, protestando per questa manovra che non ha quell'equità che noi ci aspettavamo, perché colpisce soprattutto le famiglie, i lavoratori dipendenti e i pensionati. Speriamo che il Parlamento nel rush finale tenga conto di questi elementi che mancano di equità nella manovra. Il coordinatore regionale del PDL, Filippo Berselli, fa il punto sulle prossime tappe del partito a Bologna. Berselli ha parlato a margine della presentazione del nuovo coordinatore regionale dei giovani del PDL, Emanuele Rubinetti, che sostituisce Roberta Rigona. Sentiamo allora le parole di Berselli al microfono di Giuseppe Pilloni. E alle viste, diciamo, anche il cambio della guardia e il coordinamento cittadino del PDL a Bologna, che cosa si aspetta? Io penso che per il coordinamento cittadino e per il coordinamento provinciale non ci saranno particolari sorprese. Quindi saranno bignami vecchi? Sarà, chi sarà, ma ripeto, non ci saranno sorprese. Senta, qual è lo stato di salute del PDL a livello nazionale, ma anche qui in Emilia Romagna? Beh, a livello nazionale noi appoggiamo il governo Monti, qualcuno era perplesso, come ero perplesso io all'inizio, perché ero abituato ad avere dei governi scelti dai cittadini, però ritengo che in questa fase particolare, alla luce poi tra l'altro dei risultati già ottenuti dal governo Monti e dalla presa di distanza di questo governo dalle pastoie sindacali, da queste trattative estenuanti che avevano caratterizzato i precedenti governi, qualche segno positivo l'ha già dato, e cioè quello di decidere al di là delle concertazioni con i sindacati. È un governo che va sostenuto, perché è un momento molto difficile per il nostro Paese, va sostenuto fino al termine della legislatura. Senta, tanto oggi i sindacati scendono in piazza contro il governo. Beh, ma devono dimostrare di esistere. L'unico modo di esistere è fare 3 ore di sciopero. Se questa manovra l'avesse fatta Silvio Berlusconi avremmo avuto dei morti in strada. Essendo Monti appoggiato al Partito Democratico, fanno quello che dicono a Napoli, fanno un po' di ammuina.
Voltiamo pagina. Questa mattina il Vescovo Ausiliare Emerito della Diocesi di Bologna, Monsignor Ernesto Vecchi, è intervenuto alla celebrazione dei 15 anni di CUP 2000. Il Vescovo Emerito ha parlato però anche di alcuni temi d'attualità, in particolare un tema di cui si parla tanto e che sta suscitando molte polemiche, cioè il pagamento dell'ICI per ciò che riguarda gli immobili della Chiesa. Sentiamo allora proprio su questo tema in particolare le parole di Vecchi. Nel portare il suo saluto e nell'augurare un buon Natale ai dipendenti di CUP 2000, il Vescovo Ausiliare Emerito, Monsignor Ernesto Vecchi, ha sottolineato come tutti i prodotti umani, gli ospedali, la tecnologia, la comunicazione debbano essere al servizio della persona. E il Natale è l'esigenza di un Dio che ha amore di essere vicino a noi persone, per questo è entrato nella storia. Il Vescovo Emerito ha poi fatto alcune considerazioni a partire dal concetto di diritto e dovere. Il cristianesimo. Così attaccato, adesso ci attaccano con l'ICI. Io ho fatto il parroco 20 anni, il Borgo Panigale. Io avevo la parrocchia povera, però avevo lasciato in eredità un appartamentino, l'avevo affittato, pagavo l'ICI, ora non so come si chiamasse, però le sale della canonica per mettere i ragazzi a fare le attività, l'ICI non la paga, non la paga nessuno. Quindi smettiamola di fare della demagogia su queste cose, perché in genere poi gente che o non sa le cose. Poi ci sono dei casi in cui è incerto, rifare l'indagine, c'è da pagare, paghi, ma se non da pagare perché alla fine non vorrei che Mendoli dicesse allora chiudiamo baracche e burattini della nostra Caritas, tutti quegli 80.000 pasti all'anno che diamo li mandiamo a Malagoli, in comune, così lui potrà provvedere per conto suo. Chiusa terza parentesi. Siamo fortunati ad essere una città, una nazione di cultura cristiana. Questo non vuol dire che ognuno sia costretto ad essere praticante o no, però che lo si voglia o no, noi il rispetto alle persone, la capacità di solidarietà l'abbiamo attinta di lì. Però dobbiamo fare in modo che non sia messo sul conto di una antilaicità. Essere cristiani vuol dire essere cattolici, secondo il tutto, quindi vedere le cose vere, belle e buone, chiunque le faccia, come una realtà che viene dall'alto, dallo spirito. E comincerà nei prossimi giorni la distribuzione a Bologna del nuovo fascicolo sanitario elettronico ideato da CUP 2000. L'annuncio arriva da Mauro Moruzzi, direttore generale della società, che oggi appunto ha celebrato i 15 anni di attività del CUP. Vediamo allora i particolari con Massimo Ricci. Mauro Moruzzi, 15 anni di CUP 2000, quanta strada avete fatto insomma? Beh, abbiamo fatto tanta strada, siamo partiti 15 anni fa, eravamo in 3, oggi siamo in 600 giovani che lavorano a grandi progetti che rappresentano il futuro della sanità come il fascicolo sanitario elettronico. È un'occasione importante, è diventata un'azienda leader della sanità elettronica nazionale e del welfare elettronico. Quindi siamo orgogliosi degli obiettivi che abbiamo raggiunto e pensiamo di dare un grosso contributo anche dal punto di vista occupazionale alla città di Bologna. Mi consenta, l'unica forse piccola macchia in questi 15 anni è stata, se non altro mediaticamente, la vicenda Cracchi del Bono. Ma sì, difficoltà ne abbiamo avuto tante in questo periodo, però abbiamo continuato a lavorare con impegno, è un'azienda sana, è un'azienda che ha saputo anche superarle queste difficoltà e oggi si presenta nel panorama della città di Bologna come una delle più grandi realizzazioni anche dal punto di vista sociale. Avete già qualche progetto per il futuro? Che cosa ci aspetta per CUP 2000? Ma il grande progetto è il fascicolo sanitario elettronico che proprio in questi giorni inizierà la distribuzione a tutti i cittadini bolognesi, già iniziato in altre province della regione Emilia Romagna come Ferrara. Per la prima volta i cittadini avranno tutte le loro informazioni sul web, in sito protetto, e questo è un obiettivo di importanza europea, non soltanto nazionale. La cronaca: una donna di 48 anni è stata arrestata dalla polizia per una violenta rapina a due ragazzine di 14 anni, aggredite in pieno giorno davanti alla stazione di Bologna. Sentiamo.
avvicinato due ragazzine di 14 anni con la scusa di chiedere l'elemosina, poi le ha minacciate con una siringa sporca di sangue per rapinarle del telefonino. È la violenta aggressione avvenuta in pieno pomeriggio in piazzale Medaglie d'Oro davanti alla stazione di Bologna. Per la responsabile, una 48enne di origine palermitana, la fuga però è durata poco. Prima è stata inseguita da due ragazzi intervenuti in aiuto delle adolescenti, poi è arrivata la polizia che l'ha arrestata. Le vittime della rapina sono state due cugine di origine cinese ma residenti in città con le famiglie. Quando hanno detto alla siciliana di non avere soldi da darle, la donna ha estratto la siringa minacciando di ferirle, poi ha afferrato il cellulare di una delle due ed è fuggita verso piazza 20 Settembre. La stessa minaccia l'ha rivolta anche ai due bolognesi accorsi per aiutare le 14enni che a loro volta si sono visti puntare addosso la siringa. A bloccare la siciliana, dopo un altro inseguimento, sono stati gli agenti del commissariato Due Torri che erano già in zona per i servizi di controllo in zona stazione. Maria Calcavecchia è così finita in manette per rapina aggravata. La 48enne è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine bolognesi. L'8 marzo scorso era stata arrestata dai carabinieri per evasione dai domiciliari dopo che insieme a un'amica era uscita di casa per festeggiare l'8 marzo al ristorante. Una notizia per gli acquisti di Natale: il tradizionale mercato di campagna Amica di piazza 20 Settembre non andrà in vacanza per tutto il periodo delle festività. Infatti il Farmer Market di Coldiretti sarà aperto il venerdì mattina dalle 9 alle 13, compreso il 6 gennaio. I bolognesi dunque potranno continuare ad acquistare frutta e verdura di stagione, confetture, miele, salumi e formaggi rigorosamente provenienti dal nostro territorio, dunque a chilometri zero. Noi ci fermiamo per un attimo e in arrivo la pubblicità, al rientro parleremo tra l'altro di calcio. Nuovamente insieme dagli studi di ETG, prima di proseguire rivediamo gli argomenti principali di questa sera. Anticipati al 29 dicembre i blocchi alla circolazione previsti inizialmente per gennaio, smog alle stelle, la regione corre ai ripari, stop alle auto anche lunedì 19 e martedì 20 dicembre. Sciopero generale separato in città contro la manovra del governo. La decisione della CGIL bolognese di scendere in piazza da sola crea polemiche e spacca ancora i sindacati. Una brutta giornata, dice il segretario CISL Alberani. Momenti di paura per due ragazzine di 14 anni di origine cinese minacciate da una 48enne con una siringa sporca di sangue per rapinarle del telefonino. La donna, vecchia conoscenza della polizia, alla fine è stata rintracciata e arrestata. Basta demagogia sull'ICI, Monsignor Vecchi bacchetta chi insiste per far pagare alla Chiesa l'imposta sugli immobili. Per quelli commerciali, dice il Vescovo, le parrocchie pagano già e se la Caritas chiude gli 80.000 pasti li mandiamo all'assessore Malagoli. Calcio, nonostante l'arbitro, il Bologna ferma il Milan e si rilancia in campionato. Il giorno dopo il match del Dallara, il presidente Guaraldi attacca: troppi errori hanno penalizzato la nostra squadra. E dunque partiamo proprio da qui, partiamo dal calcio, dal pareggio del Bologna, un ottimo Bologna con cuore grinta è riuscito a pareggiare ieri per 2-2 al Dallara contro il Milan, una partita segnata però dai tantissimi errori dell'arbitro che hanno penalizzato la squadra rossoblu e il giorno dopo ovviamente non manca la polemica, in questo caso più che giustificata. Il servizio. Tutti contro l'arbitro, scontento il Milan, non si capisce bene il perché, infuriato il Bologna, non Pioli che con il suo solito aplomb a fine gara ha salutato Rocchi raccogliendone anche lo sfogo, se ho sbagliato scusate, per il tecnico tanto basta per lodarne l'atteggiamento. Forse sarebbe più giusto parlare di calcio, visto che ieri è stata una delle più belle partite che si siano viste al Dallara negli anni recenti, peccato però che parte della scena l'abbia riempita appunto Rocchi. Oggi Guaraldi su Radio Rai ha ribadito il concetto, errori tutti a nostro sfavore, ha detto il presidente. Giornata no per Rocchi, ma non penso alla malafede. Sta di fatto che certi episodi gridano ancora vendette, se si può parlare oggi con una certa serenità, e solo grazie al gol di Diamanti. Fosse finita con una sconfitta, gli errori arbitrali avrebbero avuto un altro peso. Resta l'orgoglio per questo Bologna che dopo la prova stoica di giovedì in Coppa Italia, culminata però con l'eliminazione, ha bissato la prestazione, stavolta portando a casa un punto e giocando alla pari, se non addirittura meglio in certi frangenti, dei campioni d'Italia. Un bel Bologna dunque, gagliardo e combattivo, ma anche dal piede vellutato. I due gol sono stati delle perle, come del resto quello segnato da Seedorf. Difesa eccellente, Ibra e Pato non hanno avuto spazi, centrocampo solido e attacco spumeggiante. Sarebbero tanti i temi forniti ieri. Pioli oggi ha trovato un valido centrale in Raggi, Portanove è tornato ai suoi livelli migliori, Crespo che finalmente da oggetto misterioso si rivela terzino affidabile e spendibile in Serie A. Di Vaio che è tornato al gol con regolarità, tre di fila nelle ultime tre gare, guarda caso 5 punti in sacco.
Coccia. Un diamante in grande spolvero, Ramirez ancora un po' in ombra, ma almeno adesso i due non si pestano i piedi con la nuova posizione dell'ex bresciano che parte più esterno. Insomma, in 4 giorni si sono viste 2 partite del Bologna contro le più forti del campionato, di grande spessore sia tecnico che caratteriale. E se la classifica ancora non è del tutto rassicurante, lo spirito di questo nuovo Bologna lo è come. Pioli ha trasformato la squadra e valorizzato giocatori che fin qui avevano dato meno del previsto, con un'altra bella sorpresa, quel Taider che oggi è sempre più inserito a pieno titolo tra i titolari. A margine del match, una notizia di cronaca: volevano prendere a sassate i tifosi avversari ma hanno colpito un'auto della polizia. Ci sono anche 2 minorenni nel gruppo di 5 ultras del Bologna denunciati per una sassaiola avvenuta ieri pomeriggio al termine appunto della partita, mentre le forze dell'ordine scortavano il pullman dei milanisti dallo stadio verso l'autostrada. Da un giardino di via Caravaggio è partito un lancio di pietre e sassi che, anziché colpire i mezzi dei tifosi, hanno ammaccato un'auto della polizia. I responsabili sono stati rapidamente identificati dagli stessi agenti. Sono 2 sedicenni e altri 3 bolognesi di 20, 26 e 27 anni, tutti già conosciuti dalla Digos come Ultras Rossoblù. Sono stati denunciati per danneggiamento, ma per loro la questura sta valutando anche il DASPO, il provvedimento che vieta l'accesso alle manifestazioni sportive fino a 3 anni. Siamo al teatro con un concerto suggestivo, quello dei Soweto Gospel Choir, che domani porteranno all'Europa Auditorium African Grace. Sentiamo. I Soweto Gospel Choir il 13 dicembre al Teatro Europa Auditorium. Tanta musica, come sempre, altea e anche di vario genere. Sì, beh, i Soweto Gospel Choir sono uno dei complessi gospel più rinomati, più importanti a livello mondiale. Tornano, sono già venuti da noi 2 anni fa, è stato un successo eclatante. Proprio perché portano un genere assolutamente straordinario, che è quella di una fusione tra le canzoni africane, i ritmi africani, le musiche africane e ovviamente le musiche gospel più tradizionali. È tra i complessi gospel più famoso e hanno vantato collaborazioni molto molto importanti, basta dirne una, Bono degli U2 piuttosto che Elton John. Quindi per noi è davvero un piacere. Il nuovo spettacolo, che sarà da noi in esclusiva il 13 di dicembre, si chiama African Grace. African Grace, Filippo, è un concerto finalizzato non solo all'esibizione canora, ma vuole alla fine avere proprio un messaggio, no? Assolutamente sì, questa è un po' la missione di questo coro gospel che viaggia in tutto il mondo, quindi non solo una grande potenza vocale, 27 artisti sul palco, tantissimi premi vinti, ma quello che la loro missione, come ogni coro gospel ha, è quello chiaramente di portare la bellezza, la passione, l'anima dello spirito umano, quindi attraverso le sonorità africane. Ancora per qualche istante, ci vediamo tra pochissimo. Nuovamente insieme con ETG c'è solo il tempo per un rapidissimo riepilogo prima di chiudere. Anticipati al 29 dicembre, i blocchi alla circolazione previsti inizialmente per gennaio, smog alle stelle, la regione corre ai ripari, stop alle auto anche lunedì 19 e martedì 20 dicembre. Sciopero generale separato in città contro la manovra del governo, la decisione della CGIL bolognese di scendere in piazza da sola crea polemiche e spacca ancora i sindacati. Una brutta giornata, dice il segretario CISL Alberani. Momenti di paura per 2 ragazzine di 14 anni di origine cinese minacciate da una 48enne con una siringa sporca di sangue per rapinarle del telefonino. La donna, vecchia conoscenza della polizia, alla fine è stata rintracciata e arrestata. Basta demagogia sull'ICI, monsignor Vecchi bacchetta chi insiste per far pagare alla Chiesa l'imposta sugli immobili. Per quelli commerciali, dice il vescovo, le parrocchie pagano già e se la Caritas chiude gli 80.000 pasti li mandiamo all'assessore Malagoli. Infine il calcio: nonostante l'arbitro, il Bologna ferma il Milan e si rilancia in campionato. Il giorno dopo il match del Dallara, il presidente Guaraldi attacca: troppi errori hanno penalizzato la nostra squadra. Ed è tutto per questa edizione di ETG, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.